Un saluto, amici, benvenuti e ben ritrovati su Max Recensioni. Quest'oggi andiamo a vedere un tablet. Ho voluto prendere questo tablet in offerta. Pensavo di aver fatto diciamo un buon affare. In realtà ci sono alcuni aspetti, alcune pecche. E comunque, diciamo un dispositivo: questo umidigi a 15 tab che ha uno schermo da 11 pollici eh, in risoluzione Full HD eh, 16 decimi. Con uh, ovviamente uh, in più in dotazione nella scatola, davvero tanta roba perché parliamo di una bella cover anche in silicone più pelle con addirittura la parte magnetica anche per andare a uh, bloccare lo schermo e quindi anche andare, andare in standby. Un cavo type C di ricarica con il suo spillino, perché questo ha doppio slot per la 4G per le SIM e anche una micro SD fino a un terabyte, l'alimentatore uh, da 20W Type-C, questo è un Type-C to Type-C, quindi un cavo di ultima generazione e anche in dotazione abbiamo anche una uh, penna touch per andare magari a utilizzare le varie app, il manualetto di istruzione. Eh, questo quindi tablet è completo per quanto riguarda la confezione, proposto nella versione da 8 più 256 giga a circa 200 euro forse ecco così meno se beccate come me uno sconto sono arrivato a circa 185 euro con questo sconto che era diciamo a tempo uh, un dispositivo che ha appunto un hardware che magari ci si aspetta abbastanza potente ma che in realtà Andiamo a vedere in dettaglio, non è proprio il massimo di, uh, delle caratteristiche. Se andiamo a vedere le caratteristiche, quindi un 2000x1002, il processore è un Unisoc T616, un octa-core. Con 12 nanometri di tecnologia, quindi un processo produttivo abbastanza vecchiotto e ha uh, dei uh, 4 cluster a 75 e 4 a 55, ovviamente 64 bit. A livello di sistema abbiamo Android 13 a bordo e, e da questo punto di vista le patch sono uh, sicuramente vecchiotte. Dopo le andremo a vedere. Lo schermo ha uno schermo 60 Hz senza HDR, senza eh, altre diciamo, eh, prestazioni per quanto riguarda l'interfaccia eh, diciamo, e la parte di gestione di quello che è lo streaming, no HDR, quindi la RAM, 8 GB, più eventualmente altri 8 virtuali se li volete allo allocare e 256 GB interni di memoria MMC5, molto lenta, le andremo a vedere. Fotocamera. Abbiamo una fotocamera principale da 13 megapixel, la qualità non è il massimo e la frontale qua da 8 megapixel. 13 più una 2 megapixel per la parte diciamo, sfocato, in questo caso riesce a fare la parte modalità ritratto, non è un granché. Batteria da 7.500 mAh con, vi dicevo, carica da 20 watt in dotazione. Sensoristica, c'è l'accelerometro, c'è il sensore di luminosità, quindi la gestione della luminosità è... Uh, in questo caso uh, automatica, non c'è il sensore di prossimità quindi nelle chiamate se utilizzate la SIM 4G nelle chiamate non avrete il sensore di prossimità per chiudere la chiamata ma dovrete magari utilizzare il tasto per spegnere lo schermo ha ah, magnetometro bussola quindi interessante anche per quanto riguarda il posizionamento e la parte GPS che potrebbe essere comunque uh, utilizzabile senza problemi a livello di eh, fluidità generale Android non è malvagio, diciamo, si comporta abbastanza bene, tranne ecco, a quel punto dei eh, piccoli problemi eh, e mh, del, degli intoppi per quanto riguarda hardware che non è proprio al, al top. In Whitevine c'è un L1, quindi riproduzione dello streaming con le applicazioni eh, compatibili in Full HD ⁇ Andiamo a dare un'occhiata al test Antutu che eh, ovviamente ci darà dei risultati molto scarsi. 174.000 punti vuol dire che ovviamente non eh, riuscirete ad avere una CPU aggiornata con eh, prestazioni da bassissimo di gamma, un processore, il T616 che è un processore di 4-5 anni fa che ovviamente non riesce a stare al passo nemmeno con un basso di gamma attuale. Eh, se andiamo a vedere anche lo storage test, anche qui magra davvero la figura che riescono a fare queste memorie. Non viene nemmeno indicato il tipo di memoria con questi 9.000 punti e 160 MB in lettura e 144 in scrittura. Davvero una prestazione molto scarse con eh, l'apertura delle applicazioni e quindi l'installazione delle app abbastanza lenta e comunque faraginosa per quanto riguarda la fluidità generale. A livello di PC Mark, andiamo a vedere. Nell'apertura vedete comunque quanto ci vuole ad aprire l'app davvero lento, diciamo tutto quello che sicuramente sono le applicazioni e andiamo a vedere il nostro device con questo è il punteggio leverage score che ovviamente lo. Uh, Propone come uno dei più bassi di gamma per quanto riguarda le prestazioni eh, generali. Andiamo a vedere il sistema. Sistema Android praticamente stock. Se andiamo a vedere le informazioni e aggiornamenti software, vedete qui abbiamo un aggiornamento software, non c'è altro, del 5 gennaio 2024. Quindi un aggiornamento che uh, ovviamente con patch di sicurezza del 2023 addirittura infatti le andiamo a vedere nelle informazioni del sistema Vedete aggiornamento della sicurezza 5 dicembre 2023. Quindi non si aggiorna più, non riesce a scaricare aggiornamenti, quindi un tablet che è fermo comunque ha uh, una versione molto molto vecchia. Uh, applicazioni installate, ce ne sono un paio per quanto riguarda le note, per utilizzare magari anche il touch, potete utilizzare un'applicazione un come questa per fare delle note, uh, DrawNote che è molto più uh, sicuramente versatile e la utilizzate meglio per prendere uh, le note. e Andiamo a vedere il menu principale. menu principale: vedete qui ci sono le quick setting con una luminosità dello schermo che comunque riesce ad essere buona, se lo inseriamo nella nostra cover che è ben fatta, diciamo che è buona, e a livello audio non vi avevo accennato il discorso audio perché abbiamo quattro speaker, due laterali a destra e due laterali a sinistra, per quanto lo tenete in orizzontale. A livello di fotocamere potete ben vedere fotocamera principale da 13 che sicuramente ha dei problemini di qualità e di velocità, vedete quanto ci mette a scattare, scatto che ci dà dei risultati. Eh, diciamo accettabili per quanto riguarda la, lo scatto anche qua andiamo a vedere lo scatto della fotocamera vedete selfie da 8 qui ovviamente non ci siamo una qualità davvero molto molto scarsa però abbiamo come eh, utilizza, la possibilità di utilizzare panoramica, ritratto, foto in manuale, video filmato, accelerato addirittura e altro con il codice QR, code e la modalità notturna eh, per la modalità ritratto, vi accennavo dovrebbe esserci la seconda secondo modulo della fotocamera che permetterebbe forse ecco, di andare a staccare un pochino più lo sfondo, ah, quindi simulando un po' un effetto sfocato. Eh, non è niente di che, secondo me, comunque non è il massimo. Se chiudete la sua cover, vedete, viene comunque spento lo schermo e la riaprite. Quindi a livello di funzionalità c'è. Adesso non si riapre più. Eccolo, si è riacceso. Okay. Con la cover ripiegata, quindi la parte magnetica si unisce alla parte posteriore, potete utilizzarla come stand, quindi per la visione magari in orizzontale. Cover che come dicevo ogni tanto dà dei problemi perché magari andate ad avvicinarlo, metterla così per leggere e questa vi spegne lo schermo, vedete? Quindi qua dietro la parte magnetica va a gestire lo schermo e ve lo comunque spegne, quindi eh, utilizzarla con il dispositivo magari ecco, dovete stare attenti e lasciare questa parte magnetica nella parte bassa per non avere problemi di spegnimenti improvvisi non voluti. Sistema comunque non male, non ci sono tante app installate ma eh, poche eh, personalizzazioni, quindi per quanto riguarda lo spazio di archiviazione c'è il sistema abbastanza libero con 232 giga disponibili. La sua batteria è una batteria che mm, si sì, riesce a gestire al massimo 6 ore di schermo acceso nell'utilizzo magari in wifi. Con il 4G, sicuramente andiamo a essere ancora più stressati con una batteria che regge molto meno. A livello display c'è ovviamente tema scuro, comfort per gli occhi, la rotazione automatica dello schermo e lo risparmio della retroilluminazione. Se andiamo indietro c'è anche l'impostazione qua per gli utenti multipli, quindi per la funzionalità gesti o tasti a schermo, quindi potete scegliere quello che volete, eh, lo screenshot con le tre dita in più. Uh, ci dovrebbe essere nella gestione della memoria RAM, qua, ci dovrebbe essere ecco, l'espansione della RAM che vi permette di avere altri 8 GB della memoria storage interna utilizzata come RAM. Non ve lo consiglio perché gli 8 GB di RAM fisici non uh, sicuramente si esauriranno standard, in modo standard. Quindi un tablet che secondo me, sì, a 180 euro mancano alcune cosette. Se andiamo a vedere per esempio l'audio possiamo andare a notare la qualità dell'audio che non è malvagia però andiamo a vedere un secondo risoluzione ovviamente massima fino a 1080p a 60 frame per secondo lo andiamo a vedere e poi andiamo ad aumentare l'audio lo schermo vedete riflette un po' sia soprattutto quando ci sono luci esterne che all'aperto quindi la qualità non è il massimo in caso di Diretto, però l'audio l'audio non è male e la qualità del video pur non avendo l'HDR è comunque accettabile. Un dispositivo che sicuramente non vale i 180 circa 200 euro eh, che eh, trovate come prezzo eh, attuale su Amazon, ma ecco, forse con uno sconto diciamo abbastanza importante. Con un aggiornamento che Android, ovviamente 13, sicuramente è un bel minus per questo dispositivo. Un aggiornamento che è nella versione precedente, fa sì che questo possa essere un po' meno longevo rispetto a tanti altri competitor. Quindi, questo me lo consiglio solo assolutamente se il prezzo è sui 150 euro modello 8 più 256 giga ci sta a 150 euro con la dotazione che avete visto in scatola quindi c'è praticamente tutto però um, di più non mi sento di consigliarvelo ci sono tante altre alternative vi metto sotto anche dei link uh, per l'acquisto di altre comunque uh, soluzioni valide sui 190 euro e uh, se volete acquistarli mi raccomando usatemi i miei link ho bisogno del voi quindi iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche e supportatemi. Ciao da Max e ci vediamo alla prossima. Prova!